E mo? Comandante, ha ricevuto un messaggio sul suo terminale privato. Informazioni sul pianeta Zadaban, sistema Shesha, Abisso Shrike. Abbiamo decifrato e analizzato i dati recuperati dal porta... Questa era la missione di prima. Su Tarit. Le risorse scavate su Tarit venivano inviate su Zadaban, probabilmente per essere impiegate nella realizzazione di armi. È evidente che il branco sanguinario sta preparando... Ah no, no, questo era quello di prima. Sta preparando un'invasione su vasta scala. Fermare le operazioni su Zadaban rallenterà significativamente o preverrà del tutto questa invasione. Ok, quindi ci abbiamo una missione nuova per bloccare il branco sanguinario. Ma qui dobbiamo andare ad aiutare Miranda adesso. Miranda. Allora, andiamo ad aiutare Miranda e a rimediare la Justicar. Che direi è la cosa che dobbiamo fare. Vediamo un attimo questo. Prendi il carburante, facciamo il pieno. Fill up. E andiamo su Ilium a Terribus. Allora, qui in città ovviamente ci serve gente... Gente da città. Ci serve gente da città, ragazzi. Allora, gente da città. Chiaramente ci dobbiamo portare Miranda perché va aiutata Miranda. E poi ci portiamo Tane, perché Tane è il bomber. Guardalo lì con l'occhialino. Non ce la posso fare. Non riesco neanche a vedere Tane, è fantastico. Lei giusto schianto ci poteva avere comunque, ci ho fatto caso adesso. Gli diamo il lancio al massimo. Lancio d'area, ovviamente quello che stronca più ad area meglio è. Ok, esci. Ah, le armi. Vabbè, in realtà le armi... No, credo che... Le armi volevo vedere. Vabbè, già ce l'hanno. Già ce l'hanno sistemata la faccenda. Vai, va. Carine. Carina. Allora, vediamo un attimo. Vediamo un attimo. Dove dobbiamo andare qua per sistemare la faccenda di Miranda? Ricordi di un portale di difesa personale, carichi, spedizioni. Dobbiamo leggere, secondo me. Diario Tane Miranda. Deve recarsi su Ilium e portare in salvo la sorella. Parla con Lanteria. Sistema d'assale situato nella nebulosa e parla. Ok. Parla con il contatto di Miranda nell'atrio dell'Eternity. Ok, l'Eternity era il locale, o sbaglio? Io credo che... Ah no, bar Eternity di qua. Ok, facile, facile. Facile, facile, facile. Andiamo di qui. Andiamo no, di qui. Non capisci. Devo averlo perso vicino no, al tre. Non ha capito. 25. Aspetta un po', ma quella che dice non capisce, 20, che vuole? No, no, non ci siamo capiti. Scusa, sono al tre. Allora, niente. Allora, dobbiamo andare da questa parte. Sto cercando i migliori potenziamenti tecnologici che avete. Al bar. La roba qui l'avevamo comprata quasi tutta, mi pare. Dopo controlliamo pure il vendor. A parte che siamo belli grossi, però. Meglio, qua facciamo i completionists. Completiamo. Completionists? No, dai, non è che completiamo tutto al 100%. Però cerchiamo nel fare una partita piacevole di completare il più possibile. Eccola, mettiamola così. Che sia questa l'Anteia. Eccola qua, era quella che non ci parlava l'altra volta. Sono felice che ce l'abbia fatta. C'è stato un contrattempo. Cos'è successo? Oriana sta bene? Sta bene, ma lei ha indicato un certo Niket come persona fidata, giusto? Mi ha contattato per avvisarmi che suo padre ha inviato dei mercenari Eclipse in perlustrazione. Ha detto che probabilmente i mercenari cercheranno proprio lei. Si è offerto di scortare la famiglia di Oriana al terminale. Però dici di Niket. Non mi avevi detto nulla riguardo a Niket. È un mio amico. Ci conosciamo da parecchio tempo. Vuole coinvolgere altri contatti di Ilium, signorina Lawson? No. Tu e Niket siete le uniche persone di cui mi fido. Ok. E quindi parlami dei mercenari. Cerchiamo di indagare come al solito prima sui mercenari.
Confermo che si tratta di mercenari Eclipse assoldati da un'organizzazione contro la quale la signorina Lawson ci aveva messo in guardia. Potrei cercare di allertare le autorità, ma finora non hanno fatto niente di illegale. Hai preso la decisione giusta. Risolveremo la cosa da soli. Vabbè, quindi che dobbiamo fare? Cambiamo sto piano? Cambiare il piano adesso potrebbe essere rischioso. Sicura di poterti fidare di Niket? Senza dubbio. È uno dei miei più cari amici. E allora tutto a posto. Se Oriana è con lui, sono tranquilla. Lantea, seguiremo la proposta di Niket. Io e Shepard prenderemo l'auto e attireremo la loro attenzione. Ordina a Niket di scortare. Cos'è, un'altra scena in cui devo guidare l'auto? Accesso all'itinerario della famiglia, tanto per essere sicuri. Ho capito, signorina Lawson. Quindi il piano è di farci riempire di colpi dagli Eclipse mentre tua sorella si mette al sicuro? Gli Eclipse avranno sicuramente l'ordine di prendere mia sorella viva. Non rischieranno nulla che potrebbe ucciderci. Indaghiamo come al solito. Dubito che gli Eclipse invieranno tutti i loro uomini solo per fermare te. Vuoi assegnare dei rinforzi a Niket? Niket sa badare a se stesso. E poi una scorta armata non farebbe che attirare l'attenzione su di lui. Let's go. Quando vuoi, sono pronto, Miranda. Grazie, Shepard. Te ne sono grata. Non avevo previsto gli Eclipse, ma loro non avevano previsto te. Tra l'altro, raga, dobbiamo fare... dobbiamo scegliere di nuovo il team. Ovviamente qua ci costringe a prendere Miranda, come giusto che sia, e poi ci portiamo Tain, che è il lupo di città qua. I punti l'abbiamo spesi. Pronti. Maledetti. Cannoniere dei mercenari Eclipse. Scaricheranno delle truppe nelle aree di carico. E noi gli sparamo. Easy. Sono molto fighi, tra l'altro, questi attrezzi elicotteri, aerocotteri strani che usano. Non so, elicotteri perché non c'hanno le pale, però insomma c'hanno un po' la forma di degli elicotteri da combattimento. Speriamo che vogliano davvero catturarci vivi. Non sparate! Ho detto di non sparare, dannazione! Perché? Come mai questo cambio di... Ci penso io. Visto che non hai ancora sparato, immagino che tu sappia chi sono. Sì, ci avevano detto che saresti stata nell'auto. Sei la stronza che ha rapito la figlia del nostro capo. Rapita? Tu non c'entri in questa faccenda. Ti suggerisco di prendere i tuoi uomini e andartene. Ti credi furba, vero? Il capitano Eniala si sta già avvicinando alla Eniala. Ragazzina. Sa di Niket. Non contare sul suo aiuto. Ok. Aspetta, Miranda. Avevi detto che lei era la tua sorella gemella? È questo che ti ha raccontato? No. Questa stronza ha rapito la bambina del nostro capo. Sono più di 10 anni che lui la cerca. Bambina? È una storia complicata, Shepard. Abbiamo lo stesso DNA, ma non la stessa data di nascita. Hai rapito la figlia dell'uomo più ricco della galassia, signorina. Non so quale sia il anche tuo lei problema, è la figlia dell'uomo la più ricco della galassia. A questo voglio capire un attimo qualcosa Eniala. Di più. Non ti conviene parlare con il capitano. Non è gentile come me. È la miglior comando che abbia mai conosciuto. L'ho vista fare a pezzi della gente con le sue abilità biotiche e la pagano molto per fermarti. Se si metterà sulla mia strada, non avrà mai l'occasione di spendere quei soldi. Quatta. Come sarebbe a dire che Niket non ci aiuterà? Niente di cui preoccuparti. Basta che non facciate niente di stupido e nessuno si farà male. Noi siamo qui proprio per fare qualcosa di stupido. Di conseguenza, suo padre e saremo tutti contenti. Tutti tranne mia sorella e me. Non prenderete la sorella di Miranda. Rinunciateci o le cose si metteranno male. Ovviamente si metteranno male. Il capitano Eniala ci ha ordinato di darvi la possibilità di arrendervi e andarvene. Sappiate comunque che i miei uomini vi hanno sotto tiro. Al mio ordine scateneremo l'inferno contro la vostra squadra. Ah, quello è un esplosivo che possiamo fargli cadere in testa. No, piano.
ragazzi. La situazionaccia. È rimasto l'ingegnere da solo, poverino. Agli ordini. No, ce ne stanno altri. Ci penso io. Guarda quell'altro dove diavolo sta disperso e morto. Sicuro. Prendo la mira. Ehi. Ma guarda sto drone di merda. L'ho fatto. Vabbè, niente. L'importante è il risultato. Volevo tirare quell'altro attacco, ma va bene. Volevo fare la cosa storta. Dobbiamo raggiungere lì. Ehi. Niente di più facile che sghiacciolare un paio di nemici. Lo sghiacciolamento comunque, ragazzi, è potentissimo. Squadra 4, mi ricevete? Squadra 4. Eccoci. Ma questa non è lei. Aspetta, ho una delle loro radio. Cercherò di collegarmi quantomeno per capire cosa ci aspetta. Shepard, credo di doverti una spiegazione. Oriana anche è due. Mia gemella, geneticamente. Ma mio padre l'ha cresciuta quando io ero già un adolescente. Quindi che c'ha, tipo 15 anni? Lei avrebbe dovuto sostituirmi. Non potevo permettere che mio padre la trattasse come aveva trattato me. E così l'ho salvata. Ormai è quasi una donna. Ok. Perché non mi hai detto che avremmo salvato una ragazzina? Non è una bambina. Quest'anno compirà 19 anni. Ma, beh, forse non mi è sembrata un'informazione importante. Ci sono persone che la userebbero contro di me. Quando c'è Oriana di mezzo, tendo a essere molto protettiva. Scusa se non mi sono fidata subito di te. Meritavi di saperlo. Capisco che tu voglia andare per la tua strada, ma di fatto hai rapito una ragazzina dal proprio padre. Se tu conoscessi mio padre, capiresti. Io non sono stata la prima che lui ha creato. Sono stata solo la prima che ha tenuto. Sono cresciuta senza amici, costretta a soddisfare richieste assurdo. Impossibili. Per lui non ero una figlia. La storia di Miranda, tra l'altro, non l'ho mai approfondita. Non so nemmeno io cosa fosse. Era un esperimento. Oriana ha vissuto una vita normale. Ho fatto la scelta giusta. Quindi lei l'aveva rapita ai tempi per farla vivere libera e adesso, cioè, e adesso era in pericolo di essere ripizzicata. Ok. Se gli Eclipse dovessero scoprire dove dobbiamo andarla a prendere al volo, ma poi ce la portiamo a bordo? Dobbiamo muoverci. Sono d'accordo. Anche se sono un po' preoccupata per quello che ha detto il mercenario. Se sono riusciti ad arrivare a Niket, la cosa sarà più difficile del previsto. Secondo i dati che ho controllato, per raggiungere Oriana dovremo tagliare per il cortile della zona di elaborazione dei carichi. Yeah. Raggiungiamo Niket e Oriana. Giusto. Andiamo, andiamo. Mi chiedo se quello stivale che camminava, che aveva fatto vedere prima, penso sia il suo. Che sembrava come se ci avesse voluto far vedere qualcun altro. Però poi alla fine, ragionandoci, sembra proprio quello che c'ha lei addosso. Sono sul lato opposto del nastro trasportatore. Aspetta, bene, aspetta, quando Giovanna. Ma che diavolo, non mi voleva dare l'ultima cosa del codice, ma eccolo. Sono da... ma dove diavolo sono? Si vedeva solo la testolina. Caricherò i loro sistemi. Ragazzi.
l'accensione confermata. Deve averlo sentito. Serve un medico, raga. Chiamategli l'ambulanza a questi. Schiera un drone da battaglia. Vai, vai, schiera, schiera, ando stai. Un corpo in polvere. Nessun problema. Abbiamo finito, no? Ricevuto. No, ce n'è ancora un altro, lo so. Mamma mia, però sta cosa che si ghiacciano, rimangono impallati lì. Allora, ma questi, scusa, che uscivano, da dove diavolo sono usciti qua? Io non ho visto un paio che venivano da sta parte, ma... Umidigel ci serviva perché mi pare l'avessi usati tutti l'altra volta. Questo è prezioso. Danni mitra, nice. Prezioso, prezioso. Subito. Arrivo subito. Fortuna di conoscere Niala, quindi. Lei è Niala? Sì, credo di sì, perché fa veramente... No, questo è un ingegnere degli Eclipse. Molto bene. Ho perso il contatto di battaglia! Ho perso il contatto! Mi occorre assistenza al sfruttamento! Ragazzi, questi sparano di tutto qua. Nessun problema. What? Ma come cazzo li tira i missili? Ha tirato un paio di missili di traverso senza neanche guardarmi, tipo. Guarda. Ho capito, raga, dobbiamo avanzare perché poi ci inciviate proprio una mazza da là. Ho capito la situazione. Che palle queste. Uccisione confermata. Manca quello. Ancora vivo, non più. Allora, diamo un'occhiata qua. Terminale da violare. Questo è stato proprio facile, facile. Violazione completata. 3000 crediti. Va bene. Mercenario Eclipse. Capienza. Upsidu. Ma questo è decollato. Niente. No, lo trivellano. Crivellato di colpi. E anche un po' trivellato. Allontanate tutti quanti da Naked, tranne la mia guardia. Mi occuperò personalmente di lui e della ragazza.
situazione, non le permetterò di fare. Illusi. Visto che mi ha salvato il game. Siamo stati individuati. Invece no. Aspetta, no. Posso fare questo. Easy peasy, proprio, lemon squeezy. Mettiamoci un po' qua. Oh. Bidone, affermati. Au. Agli occhi. Però è morta. Battuto. Comunque la cosa per levare gli scudi è veramente una delle spell più utili del gioco, Sarà fatto. Guarda. Spaccate i droni, spaccate i droni. Arrivederci. Vado. Bene. Bene, bene. Le sparatorie si fanno sempre più action interesting. Molto bene. Ce ne stanno molte che sono veramente fighe. Allora, terminale di sicurezza e poi ci saranno dei denari. Sì, è classico. Qua possiamo andare avanti, ma io prima di andare avanti, sai che sono già spawnati i nemici. Vorrei vedere se c'è del loot, dei proiettili. Dell'elemento zero raffinato, che non è male. E altri proiettili. E un'altra stanzetta qua con forse computer personale. Non lo vedo, eccolo qua. Poi quest'altro con due righe blu. Eccolo qua. 3000 crediti. Ah, vedi, c'erano sti esplosivi che potevo far cascare in testa ai nemici. Cioè, ci farò caso al prossimo giro, vedo di usarli. Vediamo un po' che riesco a combinare. Gli agenti di Eclipse hanno cercato di rallentarvi disattivando gli ascensori. Sto aggirando il loro blocco. Nemici! Questo non gli è convenuto scavalcare, ma nemmeno. Vado. Nessun problema. Ma fatemi giocare al videogioco qua. Stavo per dire, ma Niket ha appena fatto la merda, o sbaglio? Non può essere, no, mi ha tradito per i soldi. Un vecchio classico. Un vecchio classico. Andiamo a pizzicare Niket e facciamogli anche lo scalpo perché ci ha preso per il culo, tra l'altro. No, così? Forse il capitano sa che stiamo ascoltando e sta trasmettendo informazioni false sullo scambio eseguito da Niket. Magari no.
O forse questo significa che musichina. Nicket non farebbe mai una cosa del genere. Dannazione, questo affare non può andare più veloce. Sta canzoncina, che diavolo era? C'era qua... No, era la canzone di qualcosa, raga. Come fai ad essere così sicura che Nicket non ti tradirebbe? Avrebbe potuto tradirmi quando sono fuggita. Sono sicura che mio padre ha cercato di comprarlo. Se non l'ha fatto allora, perché dovrebbe farlo adesso? Nicket sapeva che tu avevi rapito Oriana da vostro padre? No, l'ha scoperto da poco. Era una faccenda molto personale e non volevo coinvolgere nessun altro. Non ci ho mai pensato, ma forse... No, sicuramente avrà capito perché l'ho fatto. Lui sa quello che ho passato. Tu lo conosci, Miranda. Se pensi che non ti tradirebbe mai... Diamole ragione di default, masticarsi. Vai, Miranda, let's go. Non lo so, dannazione. Ma immagino che lo scopriremo presto. E finalmente potrò scambiare due parole con questo capitano Eniala. Ue. O magari anche due schioppi. Ascoltami. Ho l'autorizzazione per modificare la loro prenotazione. Spiacente, signore, ma il sistema è bloccato per motivi di sicurezza. Finché non verrà risolta la situazione nei terminali di carico, non è possibile modificare la prenotazione di alcun passeggero. La cosa non mi interessa, Nicket. Io vengo pagata indipendentemente dal modo in cui la ragazza arriva a destinazione. Mi era stato detto che avrei potuto fare a modo mio. Non è necessario traumatizzare la famiglia più di quanto... Ehi là! E mo? Mary, ci sarà da divertirsi. Nicket, mi hai venduta. Non ci sono molti civili in giro. Potremmo farla finita seduta stante. Non prima di sentire qualche risposta. Perché, Nicket? Eri mio amico. Mi hai aiutato a fuggire da mio padre. Sì, perché tu volevi andartene. Era la tua scelta. Ma se avessi saputo che avevi rapito una bambina... Non l'ho rapita, l'ho salvata. Da una vita agiata e felice? Non l'hai salvata affatto. Volevi solo una rivincita nei confronti di tuo padre. Ah, ma è vero tutto questo? Sentiamo un po'. Cosa ha fatto il padre di Miranda per spingerti al tradimento? Mi hanno detto che molti anni fa hai rapito tua sorella minore. Dicevano che mi sarei potuto rendere utile riportandola indietro pacificamente, senza provocare traumi alla famiglia. Gli ho detto che tu non avresti mai fatto una cosa simile e che potevano anche andare all'inferno. Poi tu hai confessato quello che avevi fatto e quella notte stessa li ho richiamati. Perché non mi hai chiamata, Nicket? Ne abbiamo passate molte insieme. Potevi darmi la possibilità di spiegare. Meritavo di sapere che avevi rapito tua sorella, Miri. Meritavo di sapere che stavi con Cerberus. E invece me lo sono sentito raccontare da tuo padre. Quanto ti ha pagato il padre di Miranda? Ecco, un bel po'. Esatto. Dannazione, Nicket. È l'uomo più ricco dell'universo. Ha svoltato la vita. Che te sei in cura. Ecco perché mi ha comprato. E tu ti sei preso i suoi soldi. Non fare la santarellina con me, Miri. Tu ti sei presa i suoi soldi per anni. Ecco. Sapevo che gli Eclipse erano disposti a sporcarsi le mani, ma fino al punto di rapire una ragazzina. Non la sto rapendo, la sto salvando. Va bello, tu dicono Coraggio, tutti lo stesso. Nicket, ammazziamo questa stronza e andiamocene da qui. Fammi vedere cosa sai fare. Aspettavo che finissi di vestirti. O i Cerberus ti permettono di andare in giro con quel vestito indecente addosso. Shots have been fired. Che tu sia d'accordo o meno con Miranda, resta il fatto che sono anni che Oriana è insieme alla sua famiglia. Suo padre può ancora darle una vita migliore. Tu non sai che piani ha in mente mio padre per lei. So di essere stato gretto, Miri, ma non mi importava molto. Vuole rapire una ragazza dall'unica famiglia che lei abbia mai avuto. Questo non ti dice nulla su chi sia veramente. Se lavori per il padre di Miranda, allora significa che lui sa di Oriana. Dobbiamo trovare un'altra soluzione. Il padre di Miranda non ha alcune informazioni su Oriana. Sapevo che nel sistema di tuo padre c'erano dei programmi spia, quindi ho tenuto la faccenda nascosta. Sono l'unico a esserne a conoscenza. Il che significa che tu sei l'unico legame rimasto. Non avrei voluto che finisse così, Nicket. Ciao, Nicket.
Avrei potuto fermarla, ma arrivederci. Tanto mi ero stufata di parlare. Ah. Credo sia vagamente potente. Non abbastanza. Alla nostra destra, alla nostra sinistra, da tutti i mesi. Ora, qui ce n'è una che la vedo che avanza. Aggressivina. Droghe da combattimento ostile. Arrivo subito. Questa è proprio lei. Ma vabbè, ho capito. Appena le sparo si può. Ma non posso dire ai miei di colpirla questa qua. Ma scusate, ma perché c'è questa gente da tutti i pizzi? Fatte insegnava. Fatte serviva. Ragazzi, questi stanno da tutti i pizzi, stanno. Cerchiamo di avanzare di qua, never mind. Dovevo levare dalle palle questo qua prima che facesse. Ah. Ai. Ok, vediamo il lato destro. Questa credo che sia proprio Eniala in persona. E non sta subendo danni per qualche arcano, non c'ha la vita. Il ghiacciolino. Quando è sghiacciolinata è il momento giusto per colpire. C'è rimasto un cazzo. Nei pressi della navetta potrebbero esserci altri mercenari Eclipse. Voglio assicurarmi che Oriana e la sua famiglia riescano a imbarcarsi senza problemi. Assolutamente. Ma ce la fate vedere sta Oriana? Che mo mi ha incuriosito. La sorella 19enne di Miranda, che gemella, che è stata rapita e poi rirapita per essere rirapita un'altra volta, tutte cose. In questo pendente c'è la foto di una Sari e di un umano. Non sembra costoso, ma probabilmente ha un grande valore affettivo. Qualcosa che devo consegnare al pendente. Ah, era quella che stava. Sì, all'entrata di Ilium. Mi pare fosse lei. Non riesco a credere che Niket mi abbia venduta. Non me lo sarei mai aspettata. Nonostante tutti i vostri potenziamenti, voi umani siete proprio come tutti noi. Ma ho permesso che la faccenda diventasse personale e ho fallito. Perché ha voluto che lo uccidessi? Sarebbe potuto fuggire. Avrebbe potuto mentire e dire che i dati si trovavano altrove. Invece è rimasto lì, l'ultimo legame con il passato. Sapeva cosa dovevo fare. Forse pensava che non avresti avuto il coraggio di sparargli. No, lo sapeva. Fin troppo bene. Vabbè, andiamo allora, Mira, dai, su, mamma mia. D'accordo. Sei tutta potenziata, però sei un gatto appeso alle palle. Nessun segno degli Eclipse. A quanto pare possiamo andare. Eccola lì. Al sicuro. Con la sua famiglia. Coraggio, dobbiamo andare. Non vuoi nemmeno salutarla? Non si tratta di quello che voglio, ma di quello che è giusto per lei. Meno cose sa di me, meglio sarà per lei. Ha una famiglia, una vita.
La sua situazione è già abbastanza complicata così com'è. Non dico di scendere nei dettagli, ma non credi che le farebbe piacere sapere di avere una sorella che le vuole bene? Immagino di no. Vai, ti aspetteremo qui. Attendo che porco due. È la versione uomo lucertola di Neo, praticamente. La sorella che è un NPC stock di quelli che girano per le città e i pianeti. Sta piangendo lei. Che le ha detto? What? Perché questo buco nella narrazione? Cosa diavolo le ha detto e perché stava piangendo? La sorella di Miranda e la sua famiglia sono stati trasferiti al luogo revisionato. Redacted, no? Top secret. Il nuovo lavoro della madre le assicurerà una vita confortevole. Terremo Oriana sotto osservazione per la sua sicurezza. Miranda Lawson è troppo preziosa per Cerberus e la salute di Oriana è il mezzo più diretto per assicurarsi la sua lealtà. Miranda resta leale a Cerberus, ma ora si fida di Shepard.